Ha detto: chiedi al giudice se sa dove è la mia mamma. È un pensiero che commuove, quello di Lorenzo, per il presidente della Corte d'Assise Silverio Tafura, cui chiede ancora una volta verità sul destino misterioso della mamma. Riportare questa piccola indiscrezione è stata Donatella Piscaglia, la sorella della cinquantenne, sentita nel corso dell'udienza del processo a carico di padre Graziano, accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia. Oltre a Donatella, nel corso dell'udienza sono state sentite anche le altre due sorelle e Francesca Mossi, la testimone chiave, la ragazza che avrebbe visto Guerrina Piscaglia il 2 maggio 2014 a Nova Feltria. Beh, la Mossi ha detto questa cosa: per tre volte ha dichiarato di aver riconosciuto con assoluta certezza Guerrina. E soltanto una quarta volta, alla presenza di due pubblici ministeri più il maresciallo Surico, ha dubitato che potesse essere al 100% Guerrina. Se il collegio ritenesse credibile e attendibile la versione resa per tre volte, diciamo le volte più vicine al 2 maggio, certamente il pubblico ministero dovrebbe cambiare un po' il disegno. Francesca Mossi ha dimostrato oggi i limiti del ricordo, nel senso che lei probabilmente il 2 di maggio era particolarmente presa dai racconti dell'amica e che di conseguenza, visto questa persona che probabilmente assomigliava a Guerrina Piscaglia, era convinta, ma poi dopo con il tempo si è resa conto che molto probabilmente non era Guerrina Piscaglia. L'altra chiave di volta dell'udienza del processo è stato il riconoscimento da parte di una delle sorelle di Guerrina Piscaglia di un borsello trovato dai carabinieri all'interno di una valigia nella camera di padre Graziano nella canonica di Caraffello. La sorella di Guerrina ha praticamente riconosciuto un portafoglio, se non sbaglio, con all'interno degli assorbenti come di proprietà di Guerrina, che erano stati trovati e sequestrati all'interno della canonica. Questo è uno dei tanti indizi che fino ad oggi sono stati accertati di battimento e che piano piano stanno convogliando e stanno portando verso, stanno puntando il dito, diciamo, nei confronti di padre Graziano. La questione, anche voler ammettere per assurdo che fosse di proprietà di Guerrina, non apporta nulla di nuovo dal punto di vista dell'oggetto di questo processo. Insomma, non dimentichiamo che stiamo parlando di un processo per omicidio con soppressione di cadavere. Mi sembra che fino ad oggi, fino a questo momento, elementi di suffragio dell'omicidio non ci siano.